Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Carlo Zecchini è di scena l'atteso Grosseto Pescara, gara valida per la decima giornata di ritorno della Serie B-Win. Entrambe le compagini si presentano una sfida molto rimaneggiate, in particolare gli ospiti orfani di tutto il centrocampo titolare. Pescara che si presenta infatti con un inedito 5-3-2 con Stojan e Sansovini, coppia d'attacco. Novità anche nel Grosseto, dove dal primo minuto c'è Tazzidis. L'ultima sfida tra le due compagini ben 61 anni fa, nel lontano 1949. Gara che promette scintille tra due squadre veramente in buona salute. Arbitra l'incontro il signor Merchiori. Gara subito emozionante. Alla prima azione di gioco, infatti, il Pescara passa in vantaggio. Palla lunga per Sansovini, che la domestica. Poi cerca il fondo e lo trova. Il cross pennellato per Stojan, che di testa trova l'1-0 per gli abruzzesi. Primo gol stagionale per Stojan. Difesa del Grosseto imbambolata. Apprezziamo però il cross di Sansovini per Stojan. Porta quindi in vantaggio la squadra ospite al secondo minuto di gioco. Non ci sta il Grosseto, reazione con Immobile che cade in area di rigore. Tutto regolare per l'arbitro. Insistono i biancorossi. La palla dentro ancora per Immobile, che per poco trova l'1-1. 1-1 che arriva su calcio d'angolo con Alfageme, che approfitta di una dormita questa volta della difesa abruzzese. Primo gol stagionale anche per Alfageme. Andiamo a vedere il destro, vale l'1-1. Insiste il Grosseto, che trova anche il 2-1. Tazzidis riprende il suo calcio d'angolo, calcio in porta e poi Turati per il 2-1. Erroraccio del portiere del Pescara. E arriva il 2-1. Sul finire del primo tempo però arriva il pareggio a sorpresa con Sansovini, ancora su calcio d'angolo. Imbarazzante lentezza della difesa del Grosseto e Sansovini fa 2-2. Ripresa promette ancora tante emozioni e così è. La palla buona, la conclusione completamente sbagliata da Alfageme, che però era in fuorigioco. Insistono però i biancorossi, qua numero di Immobile, poi la conclusione di sinistro, fuori di poco. Grande il controllo dell'ex Juventus, fantastica. Poi la conclusione però a lato, insiste ancora il Grosseto, palla dentro, Sforzini al volo, pinna, miracolo dell'estremo difensore abruzzese, che si ripete qualche secondo più tardi su Crimi. Fantastico veramente Pinna. Guardate cosa si inventa il numero uno del Pescara. Il pressing del Grosseto però alla fine porta i frutti sperati con il colpo di testa di Sforzini all'82esimo, che vale il 3-2 a favore dei padroni di casa. L'esultanza di Sforzini, nessuno riesce a fermarlo. 3-2 quindi per il Grosseto a pochi minuti dalla fine. Non succede più nulla, 3-2 per il Grosseto, che aggancia il Pescara proprio al sesto posto a quota 42 punti. Partita veramente godibile.